Proprio ieri sono arrivato qui, volevo conoscere questo posto prima di venire a celebrare l'Eucaristia con il popolo di Assergi e vedere le strade sassose, vedere le strade tutto fiorito, tutto che già oltre annuncia la primavera e vedere le terre, sapere che queste terre hanno dato da mangiare a tante persone che con tanto sacrificio vivevano della terra. E quindi questa è un'impressione molto, molto positiva, oltre a sapere che qui passavano tanti in queste chiese da San Pietro della Jenca a venire qui a San Clemente, poi proseguire come una passeggiata, ma più che una passeggiata erano le famose processioni che si facevano di ringraziamento. Quindi sono veramente contento, felice di essere stato qui in questo giorno e celebrare l'Eucaristia per la prima volta. Quanto è importante mantenere queste tradizioni? Queste tradizioni sono importanti perché sono il futuro della Chiesa e mantenere viva queste usanze, soprattutto svegliare la fede interiormente e come dicevo durante la messa, con una vera testimonianza di vita, di unità, di confronto con l'altro, ma al positivo. Di presentare Dio al tuo Dio, come diceva il Beato Antonio Rosmini di cui ho parlato prima. Una manifestazione bellissima, caro Antonio. Io è la prima volta che partecipo e da quest'anno in poi non me ne perderò una. Perché per noi da Assergi, per chi sono da Assergi, è importante mantenere queste tradizioni, è importante mantenere i rapporti fra di noi, la conoscenza, la confidenza e la condivisione di questa giornata meravigliosa. San Clemente, San Franco, tutte le tradizioni più belle del nostro meraviglioso paese. Direttamente dal Venezuela, San Clemente, Claudio Manganelli. Che cosa ti sembra di questa manifestazione di oggi, Claudio? Sento che è una cosa bellissima, mi sento molto emozionato di essere qui con tutti voi, sta dietro di me, se lo vedete, tutto il paese che mangia e si diverte tranquillamente. Noi abbiamo prima fatto la messa, può darsi la messa più bella della mia vita, e dopo questo stare insieme, sì, questa festa, questa celebrazione tutti quanti insieme, bellissimo. A San Clemente, direttamente da Napoli, Enzo, per la prima volta, che cosa ti sembra di questa manifestazione? Prima cosa, ciao Antonio, ciao amici di Assergi Racconta. Sì, è la prima volta che sono qui e sono rimasto a dir poco senza parole, perché è un percorso bellissimo, un po' faticoso lo devo dire, però in mezzo al verde, in mezzo alle montagne qui dell'Abruzzo, una terra che sto scoprendo essere meravigliosa. E poi basta guardarsi intorno, c'è un sacco di calore, è un momento di condivisione molto forte che mi è piaciuto tanto e mi sento accolto come a casa. Thank you.